Il premio Bearzot 2018 si arricchisce con il premio dato ad un arbitro emergente, una scelta concordata con l'AIA, con Nicchi che è un presidente molto attivo della vostra organizzazione. Scelta del 2018, Fabio Maresca della sezione di Napoli. Un grande privilegio, veramente un onore rappresentare la squadra della Canà, la mia squadra, quest'oggi in un luogo così importante, ricco di storia, dove credo ogni ragazzo che si affaccia all'attività sportiva sogna un giorno di poter entrare. Addirittura ricevere un premio così prestigioso credo che vada veramente al di là di ogni più rosea aspettativa. Una carriera in crescita, ancora sei molto giovane, come questa scelta di fare l'arbitro? Beh, nel mio caso da piccolo giovane calciatore mi sono avvicinato, sì, casualmente arbitrando una gara amichevole a soli 15 anni e poi è nata la volontà di partecipare al corso e via via con gli anni la passione è cresciuta. Noi la definiamo una malattia quella dell'arbitraggio perché è un virus che ci contagia. Da 25 anni la sezione di Napoli non aveva un rappresentante a livello come sei tu ora. Ci sono giovani emergenti in quella sezione che la frequenti e li conosci? Mi permetto di correggerla, 50 anni. È un numero che per noi ha rappresentato un limite grande, quindi è giusto sottolinearlo. Sicuramente ci sono tanti talenti, io spero che con l'esempio e con l'impegno che cerco di dare per la mia sezione anche i più giovani possano credere a quello che io ho avuto la fortuna di raggiungere. Il premio Bearzot è un premio dato anche con risvolti sociali. L'attività di arbitro è un'attività che spesso è sotto i riflettori per fatti negativi. Ci vuoi ricordare invece qualcosa di positivo di questa professione o di questa passione? Ma sicuramente è un impegno per un giovane ragazzo. Possiamo iniziare a tesserare ragazzi che abbiano compiuto il giorno dell'esame di aspirante arbitro il 15° anno di età. Sicuramente in tutto il territorio, ma in particolare al sud, alla terra nella quale sono nato, avere un impegno così importante, un ragazzino che ha 15 o 16 anni è già pronto per governare una partita di calcio, al di là chiaramente di tutti quelli che sono i risvolti tecnici, è un qualcosa di molto importante perché rappresenta una crescita incredibile dal punto di vista personale e umano. Per cui è un'attività che io consiglio ai più giovani per la crescita dell'individuo. Poi i traguardi sono di là da venire e non sono certamente scritti. Una battuta per concludere, ci sono molti sacrifici da fare, no? Ma sicuramente come tutte le carriere e in particolare le carriere sportive, dietro una partita di Serie A ci sono tanti anni di impegno, di lavoro, di dedizione, di soddisfazioni come quest'oggi, di cocenti sconfitte, delusioni, traguardi che ci eravamo prefissati e non sono arrivati, magari sono arrivati con un anno o due di ritardo e la grande soddisfazione poi è quella di vedere che alla fine tutti i sacrifici fatti poi in un attimo vengono ripagati e sembra non averli fatti. Fabio Maresca, premio Enzo Bearzot, sezione AIA nazionale 2018. In bocca al lupo Fabio. Crepi, grazie. Buon lavoro. Grazie.